Ciao, nel video di oggi voglio parlarti della Warrior Mini, la nuova torcia tattica della Olight. Questo video è sponsorizzato da Olight, che mi ha gentilmente inviato la Warrior Mini per farne un test e poi una recensione. La torcia sarà disponibile sul sito dalle 8 del 25 novembre e in occasione del Black Friday avrà un prezzo scontato. Quindi sotto in descrizione ti lascio tutte le istruzioni e il link per accedere alla pagina della torcia dove troverai ulteriori informazioni. La Warrior Mini è una classica torcia tattica da EDC, piccola, leggera e molto potente. Le sue dimensioni sono 10 cm x 105 grammi e la luminosità massima che può erogare sono 1500 lumen. Le modalità della torcia sono 6 e possono essere controllate o dal pulsante posizionato sulla testa della torcia oppure dal pulsante di coda. Vediamo le modalità. La prima è quella chiamata Moonlight, un solo lumen di luminosità. Dura 45 giorni in questa modalità e questa è ottima per leggere o per muoversi di notte in piccoli spazi, come non so, può essere un bivacco, in tenda, ci serve qualcosa rapidamente, usiamo la modalità Moon e non veniamo abbagliati più di tanto dalla luce. Poi si passa alla modalità bassa, sono 15 lumen, poi abbiamo la modalità media, 120 lumen, e la modalità alta 500 lumen. Queste sono, diciamo, le tre modalità base più quella più bassa. Poi abbiamo ulteriori due modalità, la modalità turbo, quindi doppio clic, modalità turbo, questi 1500 lumen che la torcia è in grado di erogare. Questi, come in tutte le torce che hanno queste modalità molto alte di luminosità, ha una durata limitata. La modalità turbo della Warrior Mini dura per 4 minuti, poi la luce scende a 500 lumen e poi degrada a 170 lumen. Questa funzione di abbassare la luce in maniera graduale in base al tempo serve a proteggere il LED e la batteria. Inoltre è un sistema di sicurezza, a 1500 lumen la torcia scalda parecchio, per cui dopo un po' la testa inizia a essere molto calda e ci si potrebbe ustionare o la torcia potrebbe andare a sciogliere dei materiali plastici come quelli degli zaini. Quindi tutte le torce che hanno per l'appunto intorno ai 1000 lumen hanno questa caratteristica. La cosa interessante della Warrior Mini è che questo tempo è abbastanza lungo, sono 4 minuti. Solitamente le torce di questa dimensione, anche altre torce sempre della Olight di questa dimensione, mantengono la modalità turbo per un paio di minuti. Questa invece arriva fino a 4 minuti. L'ultima modalità della torcia è lo strobo. Anche questa utilizza la luminosità 1500 lumen e vabbè, è la classica modalità strobo utile in caso di emergenza. Oltre al pulsante sulla testa della torcia abbiamo un pulsante di coda. Il pulsante di coda serve a un utilizzo per appunto tattico della torcia, quindi impugnatura in questo modo e accensione con il pollice. Le modalità che si possono utilizzare col pulsante posteriore sono due. Se non si calca fino in fondo, una pressione diciamo leggera, abbiamo la modalità a 500 lumen. Invece se si calca fino in fondo abbiamo la modalità a 1500 lumen. Queste o si utilizzano solo con la pressione oppure se si calca la luce resta fissa. Il pulsante posteriore è programmabile, ci sono due diverse modalità, una è quella che ti ho appena mostrato, l'altra la si programma premendo i due tasti, quindi cambia la programmazione del pulsante posteriore ed è pressione leggera modalità turbo, pressione completa modalità strobo. Ovviamente queste sono tutte modalità che avvicinano la Warrior Mini alle torce classiche torce tattiche militari, però è interessante. Perché solitamente anche in torce delle stesse dimensioni della Olight manca il pulsante posteriore e questo per appunto per un utilizzo tattico è molto comodo, perché ok,
possiamo impugnare la torcia in questo modo e quindi utilizzare il pulsante di testa, oppure la impugniamo in modo più tattico, ma solitamente anche più comodo se dobbiamo controllare qualcosa, utilizzare la torcia così, e possiamo accendere o spegnere utilizzando il pulsante posteriore. Il pulsante di testa, oltre a cambiare tra le diverse modalità, ha un piccolo LED sulla superficie che indica la carica della batteria. Il LED va dal verde al rosso passando per l'arancione e ci indica il livello di ricarica della torcia. Inoltre, col pulsante sempre di testa possiamo bloccare i due pulsanti. Tenendolo premuto per 2 secondi si innesta un blocco e quando io vado a calcare il pulsante la torcia non si accende. Sul pulsantino si illumina il tasto rosso per ricordarci che per l'appunto siamo entrati nella modalità di blocco. Modalità di blocco utile se la torcia la teniamo nello zaino o in tasca e vogliamo evitare che accidentalmente si accenda. Il colore di questo LED è freddo, produce una luce fredda, siamo circa sui 6.000-7.000 Kelvin. Ovviamente a seconda della modalità che utilizziamo avremo una diversa profondità di illuminazione. Per la modalità 1500 lumen abbiamo circa 190 metri di profondità luminosa e il cono della luminosità sarà un po' più ampio, tenderà ad illuminare anche un po' lateralmente, mentre con le altre modalità, già dai 500 lumen, la luce è molto più diretta e il fascio luminoso è molto più stretto. La torcia viene alimentata da una batteria 18650 da 3200 mAh, è una batteria sempre prodotta dalla Olight. La cosa particolare è che sull'esterno della torcia non c'è nessuna presa USB, quindi la torcia si ricarica utilizzando un sistema particolare che utilizza Olight, ovvero sulla base della torcia c'è un magnete. Su questo magnete si attacca il caricatore. Praticamente c'è un caricatore a magnete che si attacca sulla coda della torcia e ricarica la batteria. Il magnete è molto potente, quindi non c'è pericolo che riponendo la torcia in ricarica in tasca o nello zaino si stacchi, ed è un sistema che funziona molto bene ed è anche abbastanza figo, devo dire che è veramente particolare. Inoltre una cosa sempre molto interessante dovuta al magnete posteriore è che questa torcia può essere attaccata a qualsiasi superficie metallica. Questa è una cosa fighissima perché la torcia la possiamo attaccare ovunque ci sia una superficie metallica al bisogno, quindi posso pensare a una situazione in officina ad esempio, o posso pensare in una situazione in montagna, in un bivacco. Ci serve un po' di luce nel bivacco, l'attacchiamo sulla struttura di un letto, sulla lamiera esterna, la appoggiamo e questa resta incollata alla superficie. Questa è una cosa davvero molto 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 interessante, che almeno così mi pare sia presente solo sulle torce della Olight. Bene, queste erano le caratteristiche generali di questa torcia che per l'appunto viene inserita in quella grande categoria di torce tattiche da EDC. Per l'appunto, per le sue caratteristiche di peso, potenza e dimensioni è perfetta come torcia da EDC, ma secondo me non si limita semplicemente ad essere torcia da uso quotidiano o per infilarla in un sacchettino che poi viene messo nello zaino e utilizzato solo al bisogno. Questa è una torcia che può essere utilizzata in svariati campi, è molto piccola, pesa poco, per cui occupa poco spazio, per cui può essere infilata dappertutto. Si può tenere ad esempio in macchina, nel cruscotto, la si può tenere in casa, nei cassetti, in caso di necessità, in caso di blackout, in officina, dove per l'appunto può essere utilizzata magari per illuminare determinate zone dove si sta facendo un lavoro e per l'appunto può essere attaccata ad una superficie metallica. Oppure questa la si può mettere nello zaino, nella tasca superiore, nella tasca lombare, la si tiene lì e se dovesse servire ce l'abbiamo. Soprattutto d'inverno, quando le giornate sono un po' più corte e magari se ritardiamo un po' possiamo rischiare di tornare alla macchina col buio, avere una torcia è sempre consigliato. È ovvio che la migliore torcia per escursionismo sia quella frontale perché lascia libera le mani, però magari se non abbiamo in programma di effettivamente ritardare, quindi tornare col buio, ma vogliamo avere una sicurezza in più mentre stiamo rientrando dal trekking, questa nello zaino pesa 100 grammi, occupa poco posto, è molto potente, la si tiene lì
in caso di necessità si tira fuori e si può utilizzare. Le modalità di luce di questa torcia sono ottimali per il trekking, perché al di là dei 1500 lumen che sono esagerati nel trekking, ma possono tornare utili in caso di necessità per farsi vedere, per segnalare la propria posizione, sia attraverso la modalità strobo ma anche la modalità fissa, perché se io la modalità fissa la utilizzo per, ad esempio, un codice Morse, ora so benissimo che in pochissimi lo conoscono, ma si può anche semplicemente fare un lampeggio manuale senza utilizzare la funzione strobo. Quindi la potenza di 1500 lumen può servire in caso di necessità, di pericolo, diciamo. Ma le altre modalità, i 500 lumen, ma soprattutto i 120 lumen, sono perfetti per camminare nel bosco in tutta sicurezza. A dire la verità, se il sentiero è semplice, possono bastare anche i 15 lumen della modalità bassa, ma diciamo, per una situazione di sicurezza, con 120 lumen si cammina molto bene di notte, anche nel bosco. Le torce della Olight le conoscevo già prima di essere contattato per questa recensione e mi hanno sempre incuriosito, soprattutto per il sistema di ricarica. Devo dire che la qualità produttiva di questa torcia è effettivamente elevata. Tutti i pezzi non presentano difetti, non hanno sbavature, il filetto è oliato, c'è l'O-ring, tutti i pulsanti funzionano bene, sono precisi, è anche bella al tatto, cioè, si sente che c'è una costruzione fatta in un certo modo e difatti ha anche un prezzo importante. Qui stiamo parlando di un prodotto di fascia medio-alta. E quindi bene o male la qualità si paga. Inoltre devo dire di questa torcia mi piace anche molto il design e i particolari. Abbiamo la corona azzurra come la clip e attorno al pulsante c'è un ulteriore inserto blu, quindi è anche molto bella da un punto di vista estetico. Bene, penso di averti detto proprio tutto sulla Warrior Mini. Se vuoi ulteriori informazioni ti ricordo di andare sotto in descrizione, dove troverai il link a cui può essere anche acquistata questa torcia. La Warrior Mini sarà disponibile sul sito di Olight Italia da questa sera dalle 8 del 25 novembre e in occasione del Black Friday avrà un prezzo scontato. Per cui se ti è piaciuta la recensione, se vuoi saperne di più, vai sotto in descrizione e troverai il link dove troverai tutte le informazioni sulla Warrior Mini. Io spero che questo video ti sia piaciuto, ti ringrazio per avermi seguito e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao, a presto!